Salve gamers youtubers, benvenuti a questa nuova puntata di Assassin's Creed Unity. Eravamo rimasti qui che dopo aver ucciso Bellek, che aveva ucciso a sua volta il nostro mentore, dobbiamo andare dobbiamo scappare perché l'Abstergo ci sta rintracciando e noi dobbiamo scappare in quello che non sono riuscito a farvi vedere l'ultima volta. Vi ricordate ragazzi, è qui. Sì, vabbè, devo capire come entrarci intanto. Sì, vabbè, un secondo. Ma quando dico che tu mai è puttana, muoviti! Muoviti, ci muoio, imbecille! Guardate, se mi tocca prendere la via lunga. Porca boia, mi tocca veramente prendere la via lunga. Ok, pronto Arno? Salta che è meglio, salta Arno! Porca troia! E ce l'ho fatta all'ultimo, cazzo! Mi pare possibile! Miseria ladra, vabbè, ce l'ho fatta. Mistero risolto, abbiamo risolto infatti uno dei più grandi misteri della confraternita degli assassini. Ma non capisco, ho detto, la storia si ripete, perché? Perché, vabbè, a volte capitava che i grandi maestri della confraternita morissero e che dovessero essere a volte proprio gli stessi assassini, ma era perché i capi erano del tutto pazzi, psicotici. Altair ha dovuto uccidere il suo amico. Di nuovo dentro un codice rosso. Altair ha dovuto uccidere il suo amico. D'accordo, non c'è problema. Addio, stealth. Scena stealth. Dove siamo, capo nazista? Parigi, ma come ho fatto a prenderci? Parigi occupata, 1944, come ho fatto a prenderci? Conquistare vabbè, non mi frega, raggiungi la Tour Eiffel. Ragazzi, voglio uccidere qualche nazista. Non c'è schiaia, ma io voglio uccidere qualche nazista. Vabbè, non ucciderò qualche nazista per il momento, ma li ucciderò prima o poi, ragazzi, In qualche Assassin's Creed ci saranno i nazisti per forza. Sì, vabbè, ovviamente non devo farmi vedere dalla luce. Come cazzo faccio? Però non lo so. Sì, vabbè, calma. Sì, vabbè, me la dicono come se fosse facile. Alzati, più in fretta, Arno, più in fretta. Vai così, sei lento, altrimenti sei lento. Sei lento, Arno. Vai così, ottimo. Ora da questa parte. E ora? Eh sì, che cacchio! Mi one shotano con le baionette della rivoluzione francese, figurati con queste. Sì, vabbè. Arno, muoviti! Bene, ladra, Arno e... Non l'ho fatto apposta a farmi mettere. E vabbè. Corri. Ok, di qua. Sali Arno, vai. Vai. Vai Arno, non t'accaggiare, ti prego. Vai così. Miseria ladra. Però è fighissimo sto punto, ragazzi. Questi punti qui sono dannatamente belli. Allora, nel gameplay generico, quello fuori dalla storia, il gioco non penso che sia il migliore di tutti, però per queste parti qui, per quello che riguarda la trama, non sempre, ma queste parti qui, e le boss fight, le una qui finora, diciamo che... Oddio sì, prendilo! Dov'è? Dove sei? Oddio sì! Non ci credo! Oddio sì, vieni di subito! Oh mio Dio sì! Ma vi siete resi conto di la ganzata? No, bellissimo! Queste parti qui sono veramente fantastiche. Il problema è in tutto il resto del gameplay, che è troppo buggato. E anche in queste parti qui non scherzano. E sì, qui ci sta, allora. Eccola là,
Corri. Sì, la fai facile te, bimba. Lo fa tanto facile lei. Vai Arno, corri. E che cazzo però! Ma come fai a essere così rincoglionito veramente? Arno sali, in cazzo Arno, fatti, voglio dire. Vai, dai che ce la facciamo! Dai, do repel, bitch! E ancora c'è da arrampicarsi, vai ancora Arno, vai, 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 vai! Vai, 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 più veloce che sai! E la luce ci beccherà, ci becca tanto la luce, ci becca tanto, ci becca. Dai che ce la facciamo, non ci becca, incredibile! Riusciamo a passare senza essere beccati dalla luce, fantastico! Vai! Vai Arno, grande! Grandissimo! Poi a parte Arno, dovrei essere io tecnicamente questo. Dovrebbe essere il personaggio del mondo moderno, ma è una cazzata immensa. Non mettere un personaggio fisso è una cazzata immensa, ragazzi. Cioè, perché dovremmo essere noi quelli che... Vabbè, è una cazzata, avete capito? Come ha fatto a non ammazzarmi non lo so. Ma io so che ti ammazzerò, vieni qui. Vieni qui, amico. Dire due cose: o che ci stanno preparando a un nuovo Assassin's Creed dove che sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, scusate la voce ragazzi, oppure ci stanno dicendo: ragazzi, fatevi bastare questo perché non ci sarà niente di ambientato nei tempi moderni, eh? Io spero di no, io voglio un Assassin's Creed ambientato ai tempi moderni, con le armi da fuoco vere, al limite anche nel vecchio West potrebbe andare. Ma mi chiedo, nel vecchio West come sarebbe possibile? Perché nel vecchio West al limite ci sarebbero i coltelli da combattimento, non ci sarebbero spade o pugni o coltelli, ma spade no. Oppure potrebbero far diventare il protagonista un generale o un soldato comunque, o un ex soldato, perché loro sì che avevano le spade. Vabbè, vedremo come si evolveranno le cose, ragazzi. E scusatemi ancora per la voce, ma ho parlato a bestia, mi sono incazzato, sono stato felicissimo, è stato un subbuglio incredibile di emozioni e ora la mia voce se ne sta andando. E voilà, rieccoci. Grazie, Diacono. Riduciamo questi trasferimenti al minimo, ok? Adesso la palla passa a te. Iniziate. Dico mio. Non sarò certo io a lasciare in giro per Parigi più impronte di quante non ne lasciano i suoi cani. Intesi, ti chiamo se ci servirai. D'accordo ragazzi, quindi ora c'è anche una prossima missione da fare, che è qui in basso, che è qui in basso, ma non ho molto tempo e non so se posso farla. Intanto andiamo via, intanto ci mettiamo qui e chi se ne occupa. La macchina infernale. Io accedo, proprio. Intanto accediamo. Ma non è che comincia subito, ma spero che non cominci subito perché non ce la faccio più veramente, sono a corto di fiato.
D'accordo, sapete che vi dico, ragazzi? Ma intanto la cominciamo. Al limite poi la ricomincio io. Quando scade il tempo, ma veramente, dai ragazzi, su, possiamo anche cominciarla, per davvero. Non c'è nessun problema, ma nessuno, andiamo, forza. Chi sarà il nuovo Gran Maestro ora? La corrispondenza del re. Addio, chi è il re? No, c'è il re, Luigi, no? Re Luigi XVI, mi pare. Ma comunque il punto qui è, chi sarà il nuovo Gran Maestro? Mi volevate? Signor Dorian, c'è una missione per te. Altra roba da trasportare, vero? Due maestri assassini sono morti, uno per tua mano, in difesa di una templare. Sei fortunato che sia questa la tua punizione. E Germain? Non ti riguarda più. Ieri notte la Comune di Parigi si è dichiarata insurrezionale contro il re. In questo momento, 20.000 rivoluzionari armati assediano le Tuilerie. Anche la Guardia Nazionale è in crisi. Alcuni sono passati dalla parte dei rivoluzionari. La Francia è spaccata in due. E questo non va bene. Il popolo difende solo i propri diritti. Libertà, uguaglianza, unità. Se considerassimo solo ciò che accade in superficie, avresti ragione. Ma la verità è molto più complessa. Mettendo in ordine le carte di Mirabeau, abbiamo trovato alcune missive, diciamo, di natura reale. Cioè? Mirabeau era in contatto con il re. E non è stato discreto quanto avrebbe dovuto. Se le lettere in mano venissero diffuse, i templari avrebbero buon gioco nel far uccidere i nostri uomini in tutta la Francia. Cazzo! E quindi devo arrivarci per primo. Esattamente. La Guardia Svizzera è in inferiorità. È probabile che cederanno prima di sé. Ma è già il primo palazzo in cui entri. Capito? Mamma mia, ragazzi. Quindi, tutto sommato, Bellec ha anche fatto una cosa buona uccidendo Mirabeau. Perché, voglio dire, è vero, a sto punto se era veramente così poco discreto per quanto riguarda gli affari degli assassini, era veramente un po' troppo politico. Per carità, una brava persona, mi dispiace che sia morto. Ma non puoi andare in giro a spiattellare i segreti degli assassini come se nulla fosse. Certo, non aveva ragione nemmeno Bellec. Ho fatto bene ad ucciderlo, mi sa, ho fatto bene, perché non era una brava persona e non era un bravo era un bravo assassino dal punto di vista del combattimento, stealth, eccetera. Ma non era un bravo assassino nel senso rispettiamo il credo, eccetera. Ha violato anzi uno dei punti del credo. Mirete! Fuaca! Ovvero non compromettere la confraternita! Poi vabbè, non ho ucciso Bellec in difesa di una templare, anche in difesa di una templare, ma soprattutto in difesa del mio credo. Soprattutto in difesa del mio credo e non solo del mio credo. Che gran retorica hanno i ribelli assetati di sangue oggigiorno. Già, lo so. 10 agosto. Allora, ragazzi, il video finisce qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Assassin's Creed Unity. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Vi voglio bene, ragazzi. Ciao.